Lautaro non si ferma più, avanti battiamo l'Atalanta e poi il Milan. È sempre più l'Inter di Lautaro Martinez. Il Toro in questo inizio di 2023 si è caricato sulle spalle la squadra e, con la doppietta di Cremona, è arrivato a 6 centri in 7 incontri. Da quando è tornato dal Qatar. Con il titolo di campione del mondo in tasca, ha una convinzione nei suoi mezzi. Ma soprattutto una continuità realizzativa in passato sconosciute. Si è preso una pausa lunedì scorso. Nel KO contro l'Empoli, ma oggi, in un match che Inzaghi doveva assolutamente vincere per dare una risposta convincente alle critiche e restare agganciato alla zona Champions. L'argentino ha ribaltato da solo la rete iniziale di Okereke. Venivamo da una sconfitta in 10, ha sottolineato il numero, 10, e abbiamo lavorato tanto in settimana per riscattarci. Questi tre punti pesano tantissimo anche se abbiamo vinto con fatica, loro hanno segnato l'1-0 con un'azione sulla quale potevamo fare meglio. Ma siamo stati bravi a restare in partita e a girarla dalla nostra parte. Da qui in avanti sarà sempre così e dobbiamo essere pronti ad andare alla guerra fino all'ultima giornata. Lautaro è a quota 14 gol stagionali. 11 in Serie A, 1 in Champions, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Il suo record personale di 25 centri, stabilito nel 2021-22, è nel mirino, non parlo di obiettivi personali e spero di arrivare al massimo, vorrà dire che avrò dato una mano alla squadra. È questo che mi interessa davvero. Il Napoli è raggiungibile. Eravamo a meno 13 e ora siamo a meno 10. Ma loro giocheranno domani. In questo momento dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo perso tanti punti e dobbiamo pensare solo a noi. A migliorarci. Non a chi sta lassù. Con la maglia dell'Inter è a quota 88 gol in 208 presenze ed il terzo straniero nella storia nerazzurra ad andare in doppia cifra come numero di reti in almeno 4 stagioni diverse in Serie A. Gli altri due sono Stefano Niersi e Mauro Icardi che hanno tagliato entrambi il traguardo in 5 occasioni. Quella del Toro è stata la 10ª marcatura multipla, 8 doppiette e 3 triplette, in Serie A, in particolare contro le neopromosse Martinez è letale, è a quota 11 centri nelle ultime 10 sfide contro chi arriva dalla Serie B. Tra gli argentini che hanno vinto il mondiale è quello che ha segnato di più in questo inizio di 2023. Alle sue spalle Dybala, 3. Ma c'è di più, è il primo in assoluto a raggiungere la doppia cifra di gol nelle ultime 4 stagioni. Adesso l'Inter è attesa del quarto di finale di Coppa Italia di martedì sera contro l'Atalanta a San Siro e poi dal derby tra 8 giorni contro un Milan che vorrà riscattare la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Prima del derby avremo l'Atalanta, bisognerà recuperare le energie perché sappiamo come sono le gare contro di loro. La Coppa Italia è una competizione speciale che, se vinta, poi ti porta a disputare un'altra finale come quella appena vinta a Riyadh. Ci faremo trovare pronti e dopo ci concentreremo sul campionato. Eccoci alla fascia da capitano. Indossata per la prima volta dall'uno in Serie A, per me è motivo di orgoglio portarla in un club come l'Inter. Ho lavorato tanto per questo e anche la mia famiglia sarà orgogliosa. La coppia con Zeko? Edina è un giocatore importantissimo per la squadra e sappiamo tutti bene qual è stata la sua carriera. Cerco sempre di imparare da lui perché voglio alzare il mio livello.